Ciao ragazzi, buongiorno! Siamo di nuovo nella mia cucina e anche oggi andremo a preparare una ricetta gustosissima. Se siete amanti del caffè, questo è il video giusto per voi. Da amante di tè e tisane, posso dirvi che questa ricetta è assolutamente buonissima. Io non amo il caffè, però devo dire che in questa ricetta non mi dispiace tantissimo. È una ricetta ispirata alle bevande di Starbucks. Io vicino a casa mia non ho Starbucks, le trovo ogni tanto in vendita al supermercato e devo dire che mi sono innamorata di alcune di queste bevande qui e quindi ho cercato di riprodurle a casa e una di queste la faremo oggi nel video. E niente, andiamo subito a vedere cosa ci serve. Cominciamo dal latte, per questa ricetta ci serve un bicchiere di latte, tenetelo a temperatura ambiente per rendere la preparazione della ricetta più semplice. Un caffè e io utilizzerò le capsule, in realtà io ho modificato leggermente la ricetta perché il caffè non mi piace e quindi utilizzerò una capsula di ginseng. Ovviamente se vi piace il caffè utilizzate quello. La salsa al caramello e di questo trovate la ricetta nel canale, ve lo lascio nel pallino informazioni. È semplicissimo da preparare, quindi in un minuto è pronto. Inoltre avremo bisogno anche del montalatte. Ci spostiamo vicino alla macchina del caffè e prepariamo la nostra bevanda. Dunque, come prima cosa preparo il caffè. Ora preparo anche il latte, di questo ne basta un bicchiere, quindi circa 200 ml. Temperatura ambiente, quindi monto il latte. Quindi spostiamoci di qua, latte pronto. Caffè pronto, caramello e la tazza dove andrò a bermi il mio caffè. A questo punto mi resta solo di assemblare il mio caffè, quindi prendo un cucchiaio di caramello, il caffè. Lo mescolo per far sciogliere il caramello. E infine aggiungo anche il latte. Ecco qui la ricetta finita, vi assicuro che è davvero molto molto gustosa. Se avete voglia di qualcosa di buono, di bere il caffè in modo alternativo, questo qui è assolutamente da provare. È buono sia caldo in inverno che freddo in estate, quindi potete berlo quando volete. Lasciatemi scritto sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa ricetta e quale altra ricetta vorreste vedere prossimamente nel canale. E niente, con questo è tutto. Ricordatevi di lasciare un mi piace al video, condividetelo, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ricordatevi di cliccare la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Ciao!